A prima vista, questo campo può sembrare insignificante, ma in realtà fu teatro di una leggendaria battaglia. Qui, gli scozzesi appartenenti all'esercito giacobita si lanciarono in un'ultima disperata carica. Investiti dal fuoco d'artiglieria dell'esercito inglese, aspettarono invano l'arrivo dei rinforzi. Dovettero lanciarsi all'assalto su un terreno pianeggiante e privo di ripari, e si trovarono di fronte un avversario ben addestrato e pronto a difendersi. La battaglia di Culloden si concluse con una completa disfatta degli scozzesi delle Highlands. Questa brughiera divenne la loro tomba. Qui si spensero le speranze dei sostenitori della causa giacobita. Qui, per quella causa, andarono incontro alla morte. I giacobiti erano i sostenitori di Giacomo II Stuart, il sovrano deposto nel 1688 perché voleva restaurare il cattolicesimo in Inghilterra. Nel 1689 Giacomo tentò di riappropriarsi del potere in Scozia e nel 1690 in Irlanda. Ma i suoi tentativi fallirono e fu costretto all'esilio presso la corte del re di Francia. Il figlio di Giacomo II, Giacomo Edoardo Stuart, tentò più volte di riconquistare il trono con l'aiuto degli scozzesi e in particolare dei clan cattolici delle Highlands. Nel 1708 progettò uno sbarco in Scozia, ma fallì. Nel 1715 riuscì a raggiungere il territorio scozzese solo dopo la battaglia di Sheriff Muir, ma nel 1716 fu ricacciato in Francia. Nel 1719 fece un altro tentativo, aiutato dagli spagnoli, ma fu sconfitto a Glenshill. Dal 1740 al 1748, Inghilterra e Francia vennero coinvolte nella guerra di successione austriaca. Nel 1743, nonostante i numerosi tentativi falliti, i sostenitori degli Stuart progettarono una nuova insurrezione. Giacomo non poteva vantare alcun diritto sull'Inghilterra poiché il padre era stato esiliato. Per poter riconquistare il trono aveva bisogno dell'aiuto dei francesi, per questo affidò la guida dell'insurrezione a suo figlio Carlo Edoardo, conosciuto come il giovane pretendente al trono. Carlo era famoso per il suo carisma e sarebbe riuscito a ottenere l'appoggio dei francesi più facilmente rispetto al padre. I francesi accettarono di aiutare gli Stuart. Ma l'inizio non fu dei migliori. Già nel 1719, la flotta spagnola, che aveva appoggiato un tentativo di insurrezione degli Stuart, fu distrutta da una tempesta. Nel 1744 accadde la stessa cosa. Nel 1744 un forte temporale distrusse i velieri francesi e li fece naufragare. Per la seconda volta la natura aveva ostacolato gli Stuart e questo imprevisto non era di buon auspicio. Ma il principe Carlo aveva solo 25 anni e agì con imprudenza sfidando la sorte. Nonostante queste avversità, pensò che con il sostegno del popolo avrebbe potuto guidare l'insurrezione. Carlo sbarcò con soli 7 compagni di avventura ad Arisaig, sulle coste occidentali della Scozia. All'apparenza mancavano i presupposti per intraprendere un'operazione di riconquista, ma Carlo riuscì a radunare un esercito. I capi dei clan scozzesi accettarono di sostenere l'insurrezione, facendo affidamento anche sull'arrivo di rinforzi dalla Francia. Nel periodo in cui il re deposto visse in esilio, i giacobiti cercarono continuamente l'appoggio delle grandi potenze europee. Per il successo della rivolta era indispensabile disporre di forze militari adeguate ad affrontare l'esercito inglese, che nel 1700 era molto potente. Affinché l'insurrezione del 1745 avesse qualche possibilità di successo, era essenziale l'intervento militare francese. Anche i capi dei clan scozzesi e il principe Carlo Edoardo Stuart se ne rendevano conto.
La rivolta iniziò a Glenfinnan il 19 agosto 1745. Gli insorti avevano molte speranze ma poche certezze. All'inizio nessuno sembrava volersi unire a loro, ma ben presto nelle valli si udirono le cornamuse suonare a battaglia. Nonostante le prospettive poco rosee, molti clan presero parte all'insurrezione. I Cameron di Lochiel, i MacDonnell di Glengarry, i Keppoch e i MacDonald di Clan Ranald. Era iniziata la rivolta del 1745. Il piccolo esercito si mise in marcia verso Perth. In seguito avrebbe dovuto avanzare alla volta di Edimburgo. Mentre procedeva verso sud in direzione di Perth, molti scozzesi si unirono ai Giacobiti. Il principe nominò Lord George Murray e il duca di Perth luogotenenti generali, supportati da James Johnson, il loro aiutante di campo. L'esercito scozzese delle Highlands era suddiviso in reggimenti di circa 500 uomini legati dall'appartenenza a un unico clan. Si creavano così reggimenti di clan molto compatti, i cui membri, stretti da legami di parentela, combattevano uniti e solidali fra loro. Per questo l'esercito scozzese vantava una grande coesione, ma rispetto alle altre forze armate era antiquato e poco organizzato. Sembravano un gruppo di rivoltosi. Gli uomini non erano stati addestrati come negli eserciti regolari e l'organizzazione era inadeguata. Le truppe giacobite impegnate nella rivolta del 1745 vengono spesso descritte come una milizia tribale o una cozzaglia di unità scoordinate. In realtà, alcuni documenti risalenti a quel periodo relativi ai reggimenti scozzesi dimostrano che la loro organizzazione non era molto diversa rispetto a quella delle altre forze armate del tempo, compresa quella inglese. All'inizio i Giacobiti radunarono solo 1200 uomini, ma durante l'avanzata molti si unirono a loro. Il comandante delle truppe inglesi in quella regione, il generale Sir John Cope, si trovò ad affrontare una situazione difficile. Aveva due possibilità: attestarsi per difendere il fronte fra Stirling e il fiume Forth, come aveva fatto il duca di Argyll nel 1715, oppure avanzare verso le Highlands scozzesi per stroncare la rivolta sul nascere, come aveva fatto il generale Whiteman nel 1719. La prima ipotesi non era attuabile, perché gran parte della Scozia sarebbe rimasta in mano ai Giacobiti e la rivolta sarebbe continuata per mesi. Il generale Cope decise allora di avanzare verso nord. Sperava di ottenere l'appoggio dei clan scozzesi protestanti favorevoli al governo di Re Giorgio. La rivolta del 1745 fu un conflitto fra cattolici e protestanti solo in apparenza. In realtà, questo fu un pretesto sfruttato dal governo a fini propagandistici. Circa il 70% dei soldati dell'esercito giacobita era fedele alla Chiesa episcopale scozzese, quindi era protestante. I giacobiti combattevano contro i soldati anglicani di Re Giorgio, anche se professavano la stessa religione. I cattolici che si unirono alla causa giacobita furono relativamente pochi, e il loro numero venne gonfiato dalla propaganda ufficiale. Nessuno dei clan scozzesi filogovernativi diede il proprio sostegno alla campagna di Cope. Il movimento giacobita divenne sempre più forte e Cope fu costretto a farsi da parte per non rischiare una sconfitta. Si diresse quindi verso Aberdeen. Il generale Cope era ormai lontano e la marcia giacobita procedeva indisturbata verso sud. L'obiettivo degli insorti era Edimburgo, la capitale della Scozia. Gli abitanti si opposero ai giacobiti, ma combatterono senza decisione. La città venne conquistata con un colpo di mano il 17 settembre 1745, probabilmente grazie anche alla complicità delle autorità locali.
Mentre i Giacobiti si stabilivano nella capitale da poco occupata, il generale Cope riuscì a procurarsi alcune navi per trasferire le sue truppe via mare verso il sud della Scozia. Il suo scopo era la riconquista di Edimburgo. All'alba del 21 settembre 1745, su quest'ampia spianata, gli uomini di Cope vennero attaccati di sorpresa e sconfitti dagli scozzesi durante la battaglia di Preston Pens. Durante la notte, gli scozzesi, guidati da Lord Murray, si erano attestati su un terreno asciutto per favorire l'avanzata e lanciarsi in una carica più efficace. Sul far del giorno, la foschia che avvolgeva la pianura impedì agli inglesi di avvistare l'esercito nemico che si avvicinava da una direzione inaspettata. L'attacco improvviso provocò il panico fra le truppe di Cope, intente a riorganizzarsi. I dragoni ruppero i ranghi per primi, ben presto seguiti dalla fanteria, che si disperse appena dopo l'inizio dell'attacco scozzese. Dopo un breve combattimento, le truppe regie vennero messe in fuga dagli avversari, armati di grosse spade. Gli scozzesi ottennero la vittoria con facilità e cominciarono a nutrire una fiducia eccessiva nell'efficacia delle loro cariche. Questo ottimismo influì negativamente sui combattimenti successivi. Carlo Edoardo Stuart rivendicava il diritto al trono di Scozia. In effetti, suo padre aveva assunto il titolo di Giacomo VIII di Scozia, ma il giovane sperava di riconquistare anche la corona di Inghilterra. I rinforzi francesi tardavano ad arrivare. Il giovane Stuart cominciò a pensare di poter fare affidamento solo sull'esercito scozzese delle Highlands per la buona riuscita della sua missione. Ma probabilmente lo stesso principe temeva che i ribelli non ce l'avrebbero fatta da soli. Nonostante l'opposizione di molti capi dei clan delle Highlands, il 1 novembre 1745 i Giacobiti lasciarono Edimburgo e marciarono verso sud, diretti in Inghilterra. Il principe Carlo aveva arruolato parecchie migliaia di abitanti delle Highlands scozzesi, quindi aveva a disposizione una forza consistente. Inoltre, l'esercito inglese era impegnato anche sul continente europeo. Avanzando improvvisamente verso sud e riuscendo a conquistare Londra, l'invasione probabilmente avrebbe avuto successo. L'usurpatore della dinastia Hannover sarebbe stato finalmente spodestato. La marcia proseguì velocemente e i Giacobiti occuparono Manchester. Il giovane Guglielmo Augusto, duca di Cumberland e terzogenito di re Giorgio II, a capo di un esercito numeroso, cercò di intercettare gli scozzesi vicino a Lichfield, ma invano. Il 4 dicembre gli insorti raggiunsero la città di Derby, a 200 chilometri da Londra. In mancanza di notizie sui rinforzi francesi, l'esercito giacobita decise di fermarsi a Derby. Il giovane pretendente al trono e i suoi ufficiali discussero a lungo sulle mosse successive. Il principe Carlo Stuart voleva proseguire verso Londra, ma i suoi consiglieri militari cercarono di dissuaderlo. La lunga marcia aveva ridotto le truppe giacobite a soli 5.000 uomini. Non avrebbero potuto avanzare e occupare Londra. Nella capitale comunque si diffuse il panico. Il sovrano, Giorgio II, ordinò che il suo tesoro venisse portato al sicuro su alcune imbarcazioni. Dopo molte insistenze, il principe si rassegnò alla decisione dei capi clan, ma si sentì tradito dagli scozzesi. Da quel momento, il suo consigliere di fiducia divenne il quartiermastro generale irlandese John William O'Sullivan, mentre si fidava sempre meno di Murray, il rappresentante dei clan delle Highlands. L'esercito giacobita si fermò a Derby per due motivi fondamentali. Due nutrite colonne dell'esercito regio si avvicinavano sempre di più e i giacobiti, ormai, erano lontani dalle zone in cui godevano del sostegno popolare. Gli inglesi avevano progettato di affrontarli a Coventry. Se i giacobiti avessero perso,
sarebbero stati costretti ad allontanarsi velocemente dall'Inghilterra e i capi militari ne erano consapevoli. Inoltre, gli scozzesi avevano accettato di intervenire nell'operazione a patto di essere sostenuti da un contingente di soldati francesi, ma quando capirono che gli aiuti non sarebbero arrivati, decisero di ritornare in Scozia. Il 6 dicembre, l'esercito giacobita iniziò la ritirata verso nord. I giacobiti erano ormai molto vicini a Londra. È difficile dire se fecero bene a ritirarsi oppure no. Se avessero proseguito l'avanzata, forse avrebbero sconfitto Cumberland nella capitale, difesa solamente da 17 compagnie di fanteria tra milizia regolare e il reggimento Black Watch. Nessuno può sapere con certezza come sarebbero andate le cose se i giacobiti fossero entrati a Londra. Avrebbero anche potuto sconfiggere le truppe regie se i giacobiti inglesi si fossero uniti alla rivolta o se avesse avuto buon esito lo sbarco pianificato dai francesi sulle coste meridionali dell'Inghilterra. Se le truppe irlandesi e scozzesi al servizio del re di Francia fossero accorse in aiuto dei ribelli, la storia avrebbe potuto seguire un corso molto diverso. Cumberland pensava che i giacobiti avrebbero proseguito l'avanzata fino a Londra e progettò di affrontarli vicino a Coventry. L'improvviso cambiamento di programma lo colse di sorpresa. Quando riuscì a rintracciare i nemici, questi erano ormai vicini al confine con la Scozia. I giacobiti proseguirono indisturbati in direzione di Glasgow e assediarono il castello di Stirling. Il generale inglese Henry Hawley giunse in aiuto alla guarnigione assediata, ma il 17 gennaio venne sconfitto nei pressi di Falkirk. Questo scontro è considerato una vittoria dei giacobiti, ma in effetti, durante la battaglia, gli scozzesi rischiarono di non farcela. A Falkirk gli inglesi resistettero e respinsero la carica della milizia delle Highlands. L'anno precedente a Preston Pens erano fuggiti e a Penrith non erano riusciti ad avanzare. Ma a Falkirk si resero conto che l'assalto scozzese poteva essere respinto. Questa nuova consapevolezza influì positivamente sul morale dei soldati inglesi e determinò i successivi avvenimenti di Culloden. Un piccolo contingente di 800 soldati francesi giunse in Scozia a sostegno dell'esercito giacobita. Anche se con molto ritardo, l'intervento di questi reparti permise agli scozzesi di sconfiggere gli inglesi a Falkirk e Carlo ne uscì vittorioso. Sfortunatamente per gli insorti, l'aiuto francese alla rivolta del 1745 si limitò a quei pochi soldati intervenuti in quella battaglia. L'invasione dell'isola fu nuovamente rimandata. Intanto, il duca di Cumberland si dirigeva verso nord a sostegno dei reparti di Hawley. Dal punto di vista strategico, Falkirk fu un disastro. Dopo la sconfitta, il comando delle truppe regie venne assegnato al duca di Cumberland, figlio del sovrano. Egli considerò questa campagna come una sorta di crociata personale, un modo drastico e definitivo per liberarsi della minaccia giacobita. Senza il sostegno francese, l'insurrezione era destinata a fallire, e così fu. Dopo Falkirk, i giacobiti si trovarono di fronte a due possibilità. Avanzare attraverso le Lowlands scozzesi e tentare di riconquistare Edimburgo reclutando nuove truppe, oppure ritirarsi. L'alto comando giacobita fu messo in allarme da false notizie su un crescente numero di diserzioni e, in preda al panico, diede l'ordine di ripiegare. Ben presto, però, i vertici militari si resero conto che i disertori erano meno numerosi del previsto. Ma ormai era troppo tardi per tornare indietro. La vittoria di Falkirk avrebbe potuto essere sfruttata meglio. Questo errore indebolì lo spirito degli uomini dei clan. I giacobiti si ritirarono verso nord in direzione di Inverness. Cumberland li inseguì e si fermò per un mese ad Aberdeen. L'8 aprile lasciò improvvisamente la città e in sei giorni raggiunse Nairn, distante pochi chilometri dal quartier generale giacobita di Inverness.
La rapidità con cui Cumberland riuscì a raggiungerli colse gli scozzesi di sorpresa. Anche se molti degli uomini migliori erano stati persi nelle battaglie, si prepararono a combattere. La mattina del 14 aprile 1746, i Giacobiti lasciarono Inverness e si schierarono per la battaglia nella brughiera di Culloden. Ma l'esercito regio non attaccò, né quel giorno né quello successivo. Il 15 aprile, Cumberland festeggiò il suo compleanno e i soldati trascorsero un giorno di licenza a Nairn. L'inizio dell'offensiva fu fissato per il 16 aprile. Gli scozzesi aspettavano invano l'assalto dell'esercito regio. Nel frattempo, i loro comandanti progettarono un'azione ardita. Convinti che i nemici stessero festeggiando il compleanno del duca di Cumberland e che i soldati fossero tutti ubriachi, organizzarono una sortita. Durante la notte si avvicinarono ai nemici per attaccarli di sorpresa, sperando di coglierli ancora nel sonno. La battaglia di Culloden, quindi, venne preceduta da una lunga ed estenuante marcia d'avvicinamento che finì con l'indebolire i soldati giacobiti. Murray tentò di attaccare i nemici in un momento a loro sfavorevole. Il comandante giacobita sapeva che le sue truppe non erano ben equipaggiate e che non potevano contare su un'artiglieria come quella regia. Perciò cercò di battere gli avversari sul tempo. Avrebbe potuto ottenere la vittoria cogliendo i nemici di sorpresa con una delle impetuose cariche per cui gli scozzesi erano famosi. Il terreno accidentato fu un ostacolo per la marcia dei giacobiti. Inoltre fece risaltare le diverse caratteristiche dei reparti dell'armata del principe Carlo. Gli scozzesi delle Highland avanzavano molto velocemente, lasciando spesso indietro il resto delle truppe. Se avessero marciato da soli, avrebbero raggiunto in breve tempo l'accampamento nemico, ma dovettero fermarsi molte volte per aspettare gli altri reparti. Infatti, il contingente francese, che avrebbe dovuto svolgere un ruolo decisivo nella battaglia, trovò grandi difficoltà a muoversi di notte nella brughiera e rallentò notevolmente la marcia. Così, all'alba, i giacobiti si trovavano ancora a 3 chilometri dal campo nemico. Con la luce del giorno probabilmente sarebbero stati avvistati e gli inglesi sarebbero riusciti a respingerli. Lord George Murray decise allora di rinunciare all'operazione e ordinò di rientrare a Culloden. Il principe Carlo era contrariato, ma non c'erano alternative. La marcia notturna finì per stremare i giacobiti proprio alla vigilia di un importante combattimento. I due eserciti si affrontarono nella brughiera di Drummossi, presso Culloden, a circa 8 chilometri da Inverness. I giacobiti si attestarono in un ottimo punto d'osservazione fra due aree. Il muro di recinzione del Caluiniac Park sulla destra, che si estendeva sino al fiume Nairn, e il muro di pietra dei Culloden Parks sulla sinistra. Murray non approvò la scelta di quel campo di battaglia perché era troppo aperto ed esposto. Per avere qualche possibilità di vittoria, bisognava cogliere di sorpresa l'esercito regio. Era necessario trovare il modo di neutralizzare la superiorità della sua artiglieria e della cavalleria. Ma la brughiera di Culloden non si prestava a un'operazione del genere. Era un terreno troppo sfavorevole. Si narra che Murray gli avesse consigliato un campo di battaglia migliore, ma il principe preferì dar retta a O'Sullivan, il suo quartiermastro, e scelse la brughiera di Culloden. Non si saprà mai la verità, ma è certo che quel luogo non favorì i giacobiti. I soldati delle Highlands, infatti, non poterono sfruttare al meglio le loro tecniche d'attacco. All'epoca della battaglia di Culloden, gli scozzesi disponevano di moschetti e baionette francesi, ma i soldati in prima linea erano ancora armati con spade e scudi.
Le tecniche di combattimento adottate dai guerrieri delle Highlands erano molto diverse da quelle delle truppe regolari inglesi. I giacobiti non erano addestrati, né disponevano di munizioni sufficienti per sostenere lunghi conflitti a fuoco. Guidati dalla prima linea, gli scozzesi si avvicinavano ai nemici a portata di fucile, sparavano una sola salva e poi si avventavano armati di spade sugli avversari per seminare il panico. Questa era la famosa carica dei guerrieri delle Highlands. La tattica di attacco degli scozzesi sembra quasi basata sullo stesso concetto della Blitzkrieg adottata dai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Un attacco violento su un fronte molto ristretto, mirato ad aprire un varco per il grosso delle forze. La carica scozzese non ebbe gli effetti sperati, anche perché gli insorti dovettero affrontare molti veterani inglesi che avevano già combattuto nelle guerre contro la Francia. Si trattava di soldati che non si intimorivano facilmente. L'efficacia dell'azione stava nella violenza dell'impatto, ma le truppe regie non si lasciarono impressionare e il loro morale restò alto nonostante l'assalto. L'efficacia della carica e il suo effetto travolgente furono compromessi. I reggimenti delle Highlands erano schierati in prima linea. Alle loro spalle erano disposte altre unità di scozzesi delle Lowlands armate con fucili a pietra focaia e baionette. In appoggio c'erano i due reggimenti inviati dai francesi, i cosiddetti Irish Piquets e gli Écossais Royaux o Royal Scots. I giacobiti potevano contare su circa 5.000 uomini di fanteria, poca cavalleria e solo una dozzina di pezzi di artiglieria di piccolo calibro. Tuttavia, moltissimi scozzesi si erano allontanati in cerca di cibo o riparo e all'inizio della battaglia la milizia giacobita disponeva di poco più di 4.000 uomini. Lungo la prima linea, i giacobiti avevano disposto tutti i cannoni e fu proprio l'artiglieria a dare il segnale dell'inizio degli scontri. Dall'altra parte del campo di battaglia, Cumberland aveva a disposizione circa 9.000 uomini. Poteva contare anche su un reggimento di scozzesi delle Highlands fedeli al sovrano inglese, sulla milizia dell'Argyll, su due reggimenti di dragoni a cavallo e su una trentina fra cannoni da 6 libbre e mortai. Tradizionalmente, la battaglia di Culloden viene considerata l'atto finale del conflitto fra Scozia e Inghilterra, ma non fu così. Molto probabilmente si trattò di un episodio di guerra civile. Coloro che vedono nello scontro di Culloden qualcosa di leggendario, spesso non amano ricordare che molti scozzesi combatterono nelle file dell'esercito regio e svolsero un ruolo decisivo nel determinare la vittoria inglese. Gli artiglieri delle truppe giacobite erano stati reclutati tra i civili. I soldati di Cumberland erano invece militari ben addestrati, capaci di far funzionare con efficienza le armi a disposizione dell'esercito inglese. Alla metà del Settecento l'artiglieria poteva essere decisiva in una battaglia, a patto che si avessero molti cannoni a disposizione. A Culloden non vennero impiegati molti cannoni e soprattutto erano poco potenti. Ciò nonostante il fuoco dell'artiglieria inglese mise in seria difficoltà lo schieramento avversario. Infatti, durante la battaglia, l'artiglieria di Cumberland costrinse gli scozzesi ad avanzare sotto il tiro dei cannoni. Era molto pericoloso. Si rischiava di scompaginare la formazione e, a distanza ravvicinata, di subire molte perdite. I cannoni utilizzati a quel tempo sparavano proiettili pieni. Erano armi davvero molto insidiose. L'impatto era così violento che dilaniava chi veniva colpito, provocando ferite molto gravi. Il tiro dei cannoni non era molto preciso, ma i soldati dell'epoca combattevano a distanza ravvicinata, quasi fianco a fianco, costituendo così un facile bersaglio per gli artiglieri.
Nel XVIII secolo, l'artiglieria spesso determinava l'esito delle battaglie campali, ma a volte non era sufficiente e i soldati dovevano servirsi di altre armi, ad esempio le baionette. Dopo le esperienze negative di Preston Pance e di Falkirk, a Culloden gli inglesi adottarono una nuova tecnica di impiego della baionetta. Ogni soldato, invece di affondare l'arma contro il nemico di fronte, che poteva ripararsi con lo scudo, si lanciava contro quello impegnato ad attaccare il compagno, che si trovava alla sua destra. In tal modo, il fianco dell'avversario non era protetto e poteva essere colpito più facilmente. Non si conoscono con precisione i dettagli di questo nuovo tipo di impiego della baionetta. Certamente fu un'idea originale. Ogni soldato armato di baionetta fu addestrato a proteggere il compagno alla sua destra e a colpire i guerrieri dei clan nel momento stesso in cui brandivano la spada. Questa nuova tecnica ebbe una grande influenza sul morale dei soldati. Gli inglesi pensarono di avere trovato un modo per avere la meglio sugli scozzesi. Sferrarono gli attacchi con più vigore e combatterono con decisione. La nuova tecnica di impiego della baionetta divenne famosa, ma gli inglesi non ottennero risultati così evidenti da poterla definire fondamentale per la vittoria. A Culloden le truppe giacobite sfondarono il fronte nemico, ma in effetti l'assalto risultò meno efficace che in passato perché molti scozzesi vennero uccisi durante la carica. Verso mezzogiorno del 16 aprile, un ufficiale inglese, Lord Barry, si avvicinò per una ricognizione allo schieramento giacobita e venne colpito dai cannoni nemici. L'artiglieria regia rispose al fuoco. La battaglia ebbe inizio. I cannonieri scozzesi erano poco esperti e la loro reazione fu debole. Le truppe delle Highlands furono bersagliate dal fuoco dell'artiglieria regia. I cannoni inglesi sparavano con una cadenza di un colpo al minuto. Nessuno sa con precisione per quanto tempo gli scozzesi dovettero resistere al cannoneggiamento. Forse per 10 minuti o addirittura 20. Furono costretti a rimanere fermi sotto il fuoco nemico per dare il tempo a centinaia di commilitoni di raggiungere la brughiera e unirsi ai rispettivi reggimenti. Il ritardo nell'azione venne aggravato dalla riluttanza del principe Carlo a dare l'ordine di attaccare. Il fuoco di artiglieria delle truppe regie ebbe conseguenze molto negative sullo stato d'animo degli scozzesi. Sicuramente non fu un'esperienza piacevole rimanere schierati sotto il fuoco nemico per quasi mezz'ora, sotto la pioggia e a digiuno. Le truppe giacobite attendevano l'ordine per iniziare la carica. Il generale inglese Hawley, intanto, ordinò che le compagnie della milizia scozzese dell'Argyll abbattessero i muri perimetrali delle proprietà recintate poste alla destra dei giacobiti. La manovra metteva in pericolo il fianco destro e la retroguardia dell'esercito scozzese, poiché avrebbe facilitato l'avanzata dei dragoni. Era giunto il momento di attaccare. Gli insorti dovevano entrare in azione ora o sarebbero stati sconfitti. I giacobiti godettero di una breve tregua quando due battaglioni agli ordini di Lord Lewis Gordon si diressero verso i dragoni inglesi per contrastarli. Ma il pericolo era comunque imminente e prima che la situazione fosse del tutto compromessa, giunse l'ordine di sferrare l'attacco alle truppe di Cumberland. Nei secoli passati, i guerrieri dei clan scozzesi che si lanciavano alla carica urlando avevano terrorizzato gli avversari in molte battaglie. A Culloden, invece, le cose andarono diversamente. Per la buona riuscita della carica dei guerrieri delle Highlands erano necessarie alcune condizioni. La possibilità di lanciarsi lungo un pendio in discesa oppure l'opportunità di combattere a distanza ravvicinata.
A Culloden gli scozzesi dovettero percorrere un lungo tratto su un terreno accidentato. Il campo di battaglia era molto vasto e soprattutto pianeggiante. La carica non poté essere effettuata al meglio. La brughiera di Culloden era caratterizzata dalla strada che portava a Inverness, che tagliava il campo di battaglia in diagonale da Culloden Parks fino a Old Lianac. Il terreno compreso fra la strada e lo schieramento inglese era fangoso e acquitrinoso. Le truppe giacobite si lanciarono contro la prima linea nemica. Il fianco sinistro scozzese, con i reggimenti del clan MacDonald, avanzava con difficoltà negli acquitrini. Intanto, i reparti schierati al centro cercarono di aggirare la palude dirigendosi verso destra, ma andarono ad interferire con le unità alleate di Lord George Murray, che si stavano spostando verso sinistra per aggirare la recinzione di Lianac. Questo errore generò confusione e comportò una momentanea pausa dei combattimenti. Gli artiglieri di Cumberland ne approfittarono per caricare i cannoni a mitraglia. La carica a mitraglia era molto pericolosa. Si inseriva nell'arma un sacchetto contenente proiettili da moschetto. Al momento dello sparo, il cartoccio si lacerava e i soldati nemici in avvicinamento venivano investiti da una pioggia di proiettili che poteva infliggere ferite molto gravi. Dopo la breve pausa, i clan dei Cameron e dei McIntosh sferrarono l'attacco contro gli uomini del 4° Reggimento di Fanteria di Barrell, conosciuto anche come King's Own Royal Border Regiment. A supporto delle truppe di Barrell vennero inviati altri due reggimenti. Lo scontro avvenuto sul fianco destro dello schieramento scozzese fu durissimo. I soldati di questo reggimento subirono l'impatto della carica nemica e dovettero combattere contro avversari giacobiti armati di robusti spadoni e scudi per difendersi. Gli inglesi si batterono con vigore, ma vennero sopraffatti dal nemico numericamente superiore. Persero una delle bandiere e circa un terzo dei soldati venne ferito o ucciso. Cumberland, che stava seguendo gli scontri con attenzione, ordinò a due reggimenti della seconda linea di avanzare contro i giacobiti, mentre altri due reparti, fra cui gli Scottish Borderers, guidati da Lord Sempill, avrebbero sferrato l'attacco frontalmente. In questa fase della battaglia vennero impegnati circa 1700 soldati inglesi. Erano ben addestrati ed avanzarono contro la colonna nemica sparando salve di proiettili a bruciapelo. In soli due minuti uccisero o ferirono circa 800 uomini appartenenti ai clan scozzesi. Ancora oggi, l'entità delle perdite subite dallo schieramento giacobita è testimoniata dalla gran quantità di tombe sparse nella brughiera di Culloden. Colpiti a breve distanza dalle micidiali scariche di fucile, alcuni giacobiti decisero di arrendersi. Ma la maggior parte di essi si diede alla fuga, tornando verso la brughiera. Sull'altro fianco dello schieramento, invece, il clan MacDonald continuava a combattere. Arrivò a meno di 20 metri dagli uomini di Cumberland, quando fu fermato dall'implacabile fuoco dei Royal Scots e del 13° Reggimento di Fanteria di Pulteney. Gli appartenenti al clan furono massacrati. I reggimenti delle Highlands erano stati sbaragliati. Ma la battaglia di Culloden non era ancora finita. Schierate alle spalle della prima linea c'erano le unità delle Lowlands. Erano meno compatte, ma composte da ottimi reparti. Quando questi soldati videro i compagni dirigersi verso la brughiera, si batterono per proteggere la loro ritirata. I dragoni del generale Hawley e gli scozzesi della milizia dell'Argyle si diressero verso la retroguardia giacobita, tentando di accerchiarla.
ma gli uomini del reggimento di Aberdeen, comandato da Stonywood, seppero abilmente fronteggiare la cavalleria regia. L'esito della battaglia era ormai compromesso e il principe Carlo decise di fuggire. Lord Elcho, comandante della sua scorta personale, urlò con disapprovazione: «Fuggi, codardo!» Nonostante le parole di sfida di Elcho, il giovane Stuart si allontanò per mettersi in salvo, scortato da un reparto di cavalleria francese. Anche se il principe era fuggito e i reggimenti delle Highlands erano stati sbaragliati, i sopravvissuti continuarono a battersi all'ultimo sangue. Per una tragica ironia della sorte, i militari scozzesi degli Écossais Royaux che combattevano al fianco dei Giacobiti si scontrarono con i compatrioti dei Royal Scots dell'esercito regio. I reggimenti francesi non ebbero un ruolo determinante nella battaglia di Culloden. Dovevano essere utilizzati come riserva. Si pensava di impiegarli successivamente, dopo la violenta carica degli scozzesi. Ma quando i guerrieri delle Highlands furono costretti a indietreggiare, la fanteria francese intervenne per coprire la ritirata. Anche le unità delle Lowlands diedero il loro contributo, cercando di mettere in salvo il maggior numero possibile di compagni. Riuscirono in tal modo a sottrarre alla morte molti uomini. L'esercito regio sembrava non voler mostrare pietà per gli sconfitti. Il coraggioso intervento degli Écossais Royaux permise al clan MacDonald di allontanarsi dal campo di battaglia. I soldati erano circondati dalla cavalleria regia, ma continuarono a battersi. Quando si resero conto di aver perso quasi la metà degli uomini, si arresero, consegnando le armi. Dopo aver fatto prigionieri gli Écossais Royaux, i dragoni dell'esercito regio inseguirono i Giacobiti in fuga, travolgendoli con i loro cavalli. Iniziò il massacro dei ribelli e la carneficina proseguì verso Inverness. Furono uccisi anche molti civili, uomini, donne e bambini. Gli inglesi non mostrarono alcuna pietà, trucidarono degli innocenti, rendendosi responsabili di una vera e propria barbarie. Sul campo di battaglia gli scontri si erano conclusi. Cumberland fece avanzare la fanteria attraverso la brughiera per occupare le posizioni su cui si erano attestati i Giacobiti. Fu un gesto simbolico per dichiarare la vittoria. Il giorno successivo alla battaglia, il giovane principe Carlo decise di riparare in Francia. Durante la fuga, disse ai Giacobiti che ognuno avrebbe dovuto provvedere a se stesso. Non si mostrò molto riconoscente verso coloro che avevano combattuto strenuamente per difendere la causa degli Stuart. L'esercito inglese lasciò sul campo di Culloden solo 50 morti ed ebbe 260 feriti. Invece fra gli avversari si contarono 1250 morti fra caduti in battaglia e uomini uccisi lungo la strada per Inverness. Un migliaio di Giacobiti furono feriti e 558 vennero fatti prigionieri. Nei giorni successivi alla battaglia, il numero dei prigionieri aumentò man mano che nella brughiera venivano catturati soldati feriti o fuggiaschi. In quelle ore, gruppi di soldati inglesi si macchiarono di terribili atrocità nei confronti della popolazione locale. Pare che Cumberland avesse dato l'ordine di non concedere la grazia a nessun prigioniero giacobita. Tuttavia, non è del tutto chiaro se l'esercito regio fosse sfuggito al controllo o se i militari obbedissero agli ordini dei loro superiori. Sicuramente i dragoni che inseguirono a cavallo i superstiti dell'esercito giacobita agirono autonomamente, trucidando anche molti civili innocenti.
Considerando il gran numero di prigionieri che affollarono le carceri dopo la battaglia di Culloden, è difficile stabilire se l'esercito fosse sfuggito al controllo o se fosse stato predisposto un massacro sistematico dei Giacobiti. È certo che vi furono parecchi episodi di brutalità e violenza. Molti feriti e prigionieri vennero uccisi anche dopo la fine degli scontri sul campo. La repressione seguita alla battaglia di Culloden si articolò in tre fasi distinte. Inizialmente si diede la caccia ai superstiti dell'esercito giacobita, anche dopo che era trascorso molto tempo dalla fine dei combattimenti. Molti vennero bruciati vivi nei granai e i fuggiaschi uccisi senza pietà. Successivamente ci si accanì contro le loro roccaforti, le cittadine e le contee che avevano appoggiato la causa degli Stuart. In molti casi interi borghi vennero distrutti e bruciati e gli abitanti costretti ad abbandonare le proprie case. L'ultima fase della repressione consistette nell'affamare la popolazione che risiedeva in quei territori. Vennero distrutti i raccolti, condannando la gente a morire di fame. Nei mesi seguenti, molti giacobiti vennero processati e condannati a morte. Centinaia vennero deportati nelle colonie americane e altri vennero costretti ad arruolarsi nell'esercito inglese. Cumberland si era impegnato a piegare definitivamente i clan scozzesi e impose la pace nelle Highlands con violenze e brutalità. Le sue spedizioni punitive ottennero però l'effetto desiderato. I clan non insorsero più contro il potere sovrano.